L'Oltrepò Pavese è da sempre conosciuto per i suoi vini e, conseguentemente, la più parte di chi ha avuto il piacere di recarsi in questo lembo di Lombardia ne ricorderà, soprattutto, i dolci colli, digradanti nella pianura padana e contraddistinti dalla geometria di pressoché ininterrotte distese di filari di vite. Probabilmente ricorderà anche qualche luculliano pranzo consumato in uno dei numerosi ristoranti o agriturismi dove non si manca mai di introdurre l'avventore alle nobili portate con vassoi di affettato di salame di Varzi e di coppa oltre padana, il tutto immancabilmente accompagnato dal vino più consono. Bei ricordi, indubbiamente, ma l'Appennino Pavese non è tutto qui. L'Oltrepò è anche uno scrigno che conserva ricchezze ambientali di grande pregio naturalistico e di notevole bellezza estetica, che conserva un patrimonio storico-architettonico invidiabile, in particolare di castelli medievali e chiese romaniche. Ci sono poi i borghi, spesso arroccati sulle sommità di colli e monti, sorti in epoca medievale, con le case strette attorno al castello. C'è l'abbazia di Sant'Alberto di Butrio, le cui origini risalgono addirittura a 1000 anni or sono, immersa in uno scenario naturale di grande fascino. Strette e solitarie valli, scavate nelle arenarie e nelle molasse, preistoriche sabbie marine, e ammantate da lussureggianti boschi, in particolare di querce e castagni. Ci sono le antiche vie romane, a cui, nei secoli, si è sovrapposta la rete viaria dei traffici commerciali, di cui si ricorda, in primo luogo, l'antica via del sale. Lungo il percorso di quest'ultima, da tempi molto antichi, sino ad un relativamente recente passato, carovane di muli, guidate da mulattieri, trasportavano merci d'ogni genere, fra cui il prezioso sale, caricate ai porti liguri, per essere poi smerciate sui mercati padani. Una via che quindi scavalcava l'intero Appennino settentrionale, seguendo il fondo delle vallate, risalendo i passi e percorrendo gli alti crinali prativi. Un meraviglioso itinerario, oggi ripercorso dagli amanti del trekking. Visitando l'Oltrepò Pavese, unico lembo di Appennino appartenente alla Lombardia, ciò che affascina immediatamente il turista, che per la prima volta vi si reca, sono i paesaggi di eccezionale bellezza. Basta salire un poco il versante di un rilievo, per accorgersi con meraviglia, di quanto lo sguardo possa allargarsi, su vedute mozzafiato. Thank you.
Uno degli elementi fortemente caratterizzanti l'oltrepò pavese è la sua collocazione geografica, che lo pone all'estremità più settentrionale della catena appenninica. Tale posizione geografica fa di questo territorio il balcone panoramico privilegiato sulla pianura padana e sulla cerchia alpina, con panorami che spaziano dalle Alpi Marittime sino al gruppo Ortles-Cevedale, quindi sin quasi alle Dolomiti, nonché su tutto l'Appennino settentrionale, sino alle Alpi Apuane, mentre i monti più elevati della Valle Staffora offrono anche una magnifica veduta sul Golfo di Genova. Un colpo d'occhio spettacolare ed unico, prerogativa esclusiva delle alte terre pavesi. I terreni della bassa collina si presentano molto più adatti alle pratiche agricole rispetto a quelli dell'alta collina e della montagna, tanto che il loro sfruttamento risale ai tempi, 3000 anni fa, dei primi abitanti dell'Oltrepò, i Liguri Riati. Questo ha fatto sì che l'originaria copertura forestale di questa fascia collinare sia andata quasi interamente perduta, per lasciare posto a campi, in prevalenza coltivati ai cereali, a frutteti, e soprattutto a vigneti, risorsa fondamentale dell'economia di quest'area. Qualche isola boschiva, la si trova ancora qua e là, e presenta grosso modo caratteristiche floristiche non molto dissimili da quelle delle foreste del lontano passato, ovvero del querceto misto, nel quale le specie dominanti sono le querce, roverella, roverefarnia, associate ad altre latifoglie, quali orignello, carpino nero, olmo, acero campestre, ed altre. Si può vedere in direzione sud il crinale che praticamente sul quale, lungo il quale praticamente corre la via del mare, o conosciuta anche come via del sale, dipende da dove la si può cominciare, un percorso, un itinerario escursionistico di eccezionale bellezza che noi dell'associazione Via del Mare facciamo cominciare addirittura a Milano e passando poi per Pavia, Voghera, Varzi, si sale al Monte Buglielio, tutto il crinale che porta al Monte Chiappo che sta qui alla mia destra, e prosegue poi su questo crinale che si vede alle mie spalle e all'estrema sinistra c'è il Monte Antola, dove sostanzialmente il crinale termina, e poi da lì si scende a Torriglia e poi si prosegue per altri crinali a quote più basse verso Uscio e quindi poi verso il promontorio di Portofino. Una cavalcata praticamente dalla pianura al mare attraversando tutto l'Appennino settentrionale, unica nel suo genere, percorrerla è un'esperienza che per un escursionista è un qualche cosa di indimenticabile.